Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio e benvenuti al Festival del Futuro, quarto anno per questo importante progetto che è stato ideato, organizzato e promosso da eccellenze di impresa, Harvard Business Review Italia e dal gruppo editoriale Athesis e con ovviamente il sostegno e l'aiuto di importanti partner istituzionali e scientifici. Siamo partiti con due anteprima, si sono svolte a Brescia e a Vicenza. Oggi ci troviamo qua in questo splendido palazzo della Gran Guardia a Verona per entrare nel vivo dei lavori. Per una tre giorni che sarà davvero intensa, eh, vedrete alternarsi su questo palco. 60 eh, esperti in ogni campo, eh, dal lavoro all'industria all'ambiente, al clima, passando anche attraverso la, la cultura e anche con uno sguardo ai giovani, al metaverso, insomma tutto quello che è importante, è necessario sapere per orientarci verso il futuro, insomma, nemmeno a dirlo. Tre città, eh, quindi Brescia, Verona e Vicenza. Eh, perché sono, eh, racchiudono un po' una zona importantissima per quanto riguarda il Paese, un crocevia eh, degli interessi economici, sociali, sono una sorta di laboratorio, potremmo anche chiamarlo, per, per quanto riguarda eh, tutto ciò che sta accadendo e eh, per capire in che direzione andare. Il titolo di quest'anno, del Festival del Futuro, è emblematico, il nuovo disordine mondiale. E ancora più interessante è il sottotitolo, molto ambizioso, perché è come affrontare e vincere le sfide del futuro. Di questo noi parleremo oggi, domani e dopodomani: dicevamo tre giorni di dibattito, di riflessione, di eh, condivisione. E sono anche certa di intuizioni, perché dal Festival del Futuro eh, si esce sempre con, eh, con delle idee, con qualcosa in più che ci arricchisce. Ma eh, io non andrei oltre. Diciamo che possiamo far parlare gli organizzatori del Festival del Futuro perché chi meglio di loro può spiegarci in cosa consiste e cosa ci attende in queste tre giornate. E quindi io invito a raggiungermi sul palco Enrico Sassun, che è il direttore di Harvard Business Review Italia ed anche direttore scientifico del Festival del Futuro. Buon pomeriggio. Prego, si accomodi dove vuole. Chiamo anche Luigi Consiglio, eh, per eccellenze di imprese, presidente di GEA. Buon pomeriggio, benvenuto anche a lei. E chiamo Matteo Montan, amministratore delegato del gruppo editoriale Atesis, che adesso ci raggiungerà perché ovviamente abbiamo parlato. No, ci si fa attendere. E, e vabbè, noi vediamo. Intanto, eccolo qua. E beh, sempre eh. ci vogliono qui. Quei due minuti di attesa, Buonasera. buon pomeriggio a tutti. a tutti e tre. Dicevamo: accomodatevi pure se preferite. Sì. Se state comodo, no? È meglio stare in piedi come vuole <ride> sembrano scomodissimi. Ma... <ride> e infatti, <ride> come noterai, io non l'ho voluto perché so bene che sono scomodi. Dicevamo: quarta edizione Sassoon ehm, è un risultato, è un traguardo importante. Sì. Tra l'altro, il Festival del Futuro nasce sempre su importanti eh, saggi e comunque i input che nascono da Harvard Business Review Italia. Eh, cosa ci aspetta in questi tre giorni? Beh, eh, cosa ci aspetta? Io spero delle cose tutte interessanti. Eh, prima di rispondere alla tua domanda, vorrei sottolineare una cosa. Abbiamo iniziato quattro anni fa, abbiamo iniziato con un appoggio con molti partner scientifici, istituzioni e via dicendo, molto importanti, e con il patrocinio della Commissione Europea. Da quest'anno il patrocinio non è più un patrocinio ma è una collaborazione vera e propria, cioè diciamo che in qualche modo siamo stati, siamo stati promossi e quindi credo che sia una cosa da sottolineare in maniera particolare, tra poco avremo anche i rappresentanti in Italia della Commissione Europea e altri rappresentanti più tardi. Che cosa ci aspetta? Noi vogliamo affrontare il tema del futuro, il futuro è inconoscibile, quindi andiamo a cercare sia con gli studi che noi facciamo, sia con i protagonisti che vedrete nei prossimi due o tre giorni, quelle che sono le soluzioni, perché le crisi le abbiamo davanti agli occhi un po' tutti quanti, se diciamo disordine mondiale o globale, abbiamo messo dis tra parentesi perché siamo alla ricerca dell'ordine, di un nuovo ordine, ma è evidente che in questo momento abbiamo davanti tante crisi, no? e le crisi sono brutte, le sono una per una già abbastanza brutte, eh, energia, clima. La guerra, la sanità, la pandemia, che può diventare un'altra cosa, l'inflazione, le materie prime, ci sono tante crisi. Già ognuna di esse, singolarmente presa, è preoccupante. Se poi le mettiamo tutte insieme, come in questo periodo storico, veramente siamo messi che dobbiamo guardare le cose con una certa attenzione e trovare le relative soluzioni. C'è un altro aspetto che, è che va sottolineato perché è veramente importante: noi diciamo che nei primi 70 anni dopo la guerra, eh, il mondo è andato verso una crescente integrazione, quindi organismi mondiali molto efficienti eh, che sono riusciti a portare un po' tutti i paesi a collaborare fra di loro. Eh, noi oggi siamo di fronte a una crescente disintegrazione, vediamo tutto quello che succede nel mondo, sia politicamente che economicamente e via dicendo. Bene, l'obiettivo, credo nostro di tutti quanti, è di rilanciare una collaborazione internazionale molto efficace e molto allargata, che inverte il trend della disintegrazione. Questo è il significato di quello che faremo. L'intenzione è quella di essere un po' una bussola in questo appunto, disordine e con queste crisi convergenti. Insomma, noi cercheremo appunto di trovare la giusta direzione. Eh, consiglio, si parlerà di tanti argomenti, si diceva, si parlerà di industria, di tecnologia. Tecnologia, senza tecnologia e innovazione, possiamo dire che non c'è industria, e senza industria lo sviluppo neanche quello c'è, insomma, fondamentali come argomenti. Certo, adesso mi riallaccio a quello che stava dicendo Enrico. Uh, questi fattori di discontinuità che si sono succeduti negli ultimi vent'anni, cominciando dall'11 settembre, Lehman, ricordo il Covid e la guerra, paradossalmente hanno visto l'Italia avvantaggiata. Guardiamo i numeri. L'Italia è un sistema industriale uh, avvantaggiata rispetto ai propri concorrenti. È un sistema industriale intenso, positivo, frammentato. Ci sono tanti imprenditori opera in, in settori estremamente diversificati, quindi è resistente alle crisi specifiche dei singoli settori, le aziende sono mediamente molto internazionalizzate e investono tantissimo in tecnologia ed in innovazione, quindi abbiamo un tessuto eh, estremamente articolato che ha saputo resistere molto meglio degli altri a queste crisi, tant'è vero che l'Italia è l'economia che è cresciuta di più nel 2022 e nel 2021 rispetto ai concorrenti dell'area euro. Questo è già un sintomo di qualcosa ed è un sintomo a maggior ragione della capacità imprenditoriale, che, di imprenditori che hanno saputo combattere tantissimo sia all'interno sia sui mercati internazionali, che quindi rendono questo sistema particolarmente fertile. Detto questo. Il meccanismo che ci manca e dove dobbiamo zoomare anche durante questo festival del futuro è l'integrazione tra questo tessuto industriale e i territori di pertinenza, perché questa relazione fertile va tutta sviluppata sia in termini di formazione, di occupazione, ma anche in termini di ridefinizione delle filiere competitive che tratteremo sabato, portando... Sia i fornitori sia l'agricoltura più vicina alle aziende di produzione in modo da essere più sicuri in caso di ulteriori crisi geopolitiche come quelle che abbiamo avuto. Eh, eh, resilienza e resistenza, insomma, per quanto riguarda il nostro sistema, eh, Matteo Montana, amministratore delegato del gruppo editoriale Atesis, si parlava di territori. Io ho citato all'inizio eh, tre città, tre province importantissime: Verona, Vicenza, Brescia, che sono le province di riferimento del gruppo editoriale Atesis. Questa avventura è iniziata quattro anni fa. Con un'emergenza clima, poi è arrivato tutto il resto: è arrivata la pandemia, è arrivata la guerra, eh, c'è un, una nuova accelerazione alla digitalizzazione. Insomma, come gruppo editoriale siamo nel, nella tempesta perfetta, possiamo dire. Tempesta perfetta per noi e per tutti, devo dire, come diceva Luigi, eh, credo che la chiave della territorialità sia una, una soluzione per il futuro. E noi insieme ad Harvard Business Review e Eccellenze d'Impresa abbiamo. Ha creato questo format quattro anni fa proprio perché eh, volevamo da questo territorio dare una, un segnale di, di stimolo e di sviluppo e degli spunti di riflessione. E, e quindi, diciamo, partendo da questo territorio, abbiamo credo segnato alcuni diciamo, messaggi importanti. E, è un territorio che ha. Uh, sicuramente delle unicità, è un territorio che eh, diciamo, non esce indenne da questa situazione che ci ha travolto tutti e quindi ha credo l'ennesima occasione di trasformarsi in un modello di sviluppo nuovo, è quello che diciamo, cerchiamo di, di raccontare e quello che cerchiamo anche di fare qui oggi col Festival del Futuro. Quest'anno parleremo anche molto di cultura parleremo anche di cultura parleremo come... anche di cultura e beh insomma quindi c'è tanto tanto per al cultura perché devo dire la cultura proprio con la pandemia è diventata quasi una, diciamo, un diciamo un, un bene primario che diciamo, impegna e dà possibilità alle persone di, di a volte anche proprio di sopravvivere e insomma quindi sapete il motivo per cui dovete rimanere con noi prossimi, nelle prossime tre giornate due giornate allora io eh, prima di congedarmi insieme a Sassone e consiglio eh, di anticipo che adesso lasciamo il palco al, a Matteo Montana, amministratore delegato appunto al gruppo editoriale Atesis, quindi diciamo che può fare un po' eh, questa chiacchierata istituzionale proprio perché a Verona eh, il gruppo editoriale Atesis opera, quindi direi che eh, diamo la, la parola e la voce anche a al nostro ex collega da giornalista non si è mai ex come giornalista. Non si mai. Sì, perché adesso avremo questa chiacchierata istituzionale, conversazione istituzionale, chiamiamola così, con il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, con Damiano Tommasi che è il sindaco di Verona, con Roberto Giacobazzi, prorettore dell'Università di Verona e con Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona. A voi tutti la parola. Bene, grazie Paola, mi ritrovo nei panni del conduttore giornalista che non si smettono mai nella vita, credo. E siamo ai saluti del festival, si apre una quarta edizione credo molto importante e simbolica e quindi inizierei a, a celebrare la quarta edizione del festival del futuro invitando sul palco il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Yeah. Ricordo che la regione Veneto è stata patrocinatrice, Grazie, patrocinatrice ciao, del festival fin dalla prima edizione, quindi diciamo, abbiamo una, eh, una sicurezza, una testimonianza della Grazie. forza di, di questo territorio. Allora, partirei, Presidente, da quello che non ci aspettiamo, cioè il, il Luca Zaia, autore di libri di successo. Sembra che l'abbiamo fatto apposta. Eh, Parte oggi Festa del Futuro e lei Presidente lancia il suo nuovo libro che ha un sottotitolo che recita La sfida del futuro come scelta. la sfido io, le do due minuti per dirci cos'è il futuro secondo lei. Beh, intanto grazie per l'invito, poi ti dirò anche una cosa: T ho visto il titolo, questo mi produrrà un mese e mezzo di insulti sui social. <ride> no, ma sul serio, perché ho avuto l'ardore di dire. Il COVID cambierà l'ordine mondiale. Ci hanno scomodato le massonerie, hanno combinato di tutto per una, per una frase del genere. Tanto ma... per no, dire no. che vita faccia a noi amministratori. Quindi, al di là delle battute, il titolo, il titolo del libro è una frase che io spesso dico: i pessimisti non fanno fortuna. Ho scelto questo titolo per dare anche un segnale, soprattutto ai giovani, perché questo è un libro in via teorica che dovrebbe parlare ai giovani e parla anche dei giovani. E io penso che il futuro innanzitutto non ci deve far paura, che è fondamentale che si affronti il futuro assolutamente con una visione positiva, e perché il futuro è un cambiamento. No? E chiesero a un premio Nobel come Friedman, che si occupava di economia, se ha più bisogno uno che ha avuto o uno che non ha avuto. Voi cosa avreste risposto? Ha più bisogno uno che ha avuto o non ha avuto? Friedman del resto era premio Nobel ha dato un'altra risposta che non è quella che avremmo dato noi disse ha più bisogno uno che ha avuto e non ha più che, è, che questa è la teoria dei bisogni e quindi qual è il tema il futuro ci pone in questa condizione perché ogni cambiamento eh, qualsiasi cambiamento sia comunque ci mette nella condizione di rischiare di avere avuto e non avere più per questo noi siamo sempre refrattari ai cambiamenti pensiamo alle le grandi riforme alle, alle grandi scelte, a tutto quello che si fa. Dopodiché, poi, quando ritorni nella tua comfort zone, dici: ma sì, è stato bello così. Però la storia ci insegna questo. Ascoltavo prima: noi siamo in una fase storica assolutamente particolare. Eh, Nassim, Taleb, eh, Nassim Nicolas Taleb, eh, quello che scrisse il Cigno Nero, lo scrittore del Cigno Nero, diceva che il Cigno Nero è un evento che arriva impetuoso. Non programmabile, quindi tutte le analisi che si fanno, no? cioè, tutti quelli che tutto il giorno studiano rispetto a quello che potrebbe accadere, poi ti arriva Lehman Brothers o ti, arriva la, ti arrivano le torri gemelle o peggio ancora ti arrivano due cigni neri 24 mesi, il Covid che non è stata una passeggiata e non lo è tuttora e la guerra in Ucraina e capisci che comunque questo è un momento storico topico. Dopo però bisogna dire anche che i pessimisti no, non fanno fortuna perché... Perché prima è stato citato, è vero che è un momento storico delicato, ma è altrettanto vero che nessuno ricorda che nel 91-92 lo spread era a 600 punti e nessuno mai ne parlava. Quindi, anche l'effetto della comunicazione ha un suo peso sugli eventi e questo è fondamentale dirlo. Bene. Io ho perso la prima sfida, avevo fatto una scommessa. Se riuscivo a contenere il presidente in due minuti, la prima domanda ma l'ho persa. Però adesso andiamo avanti con la seconda. Dipende da cosa hai perso. Però era una domanda difficile: qual è il futuro? Insomma, non è, non è da poco, no? Allora, a, propos a proposito di sfide del futuro, lei in questo momento sta uh, gestendo una sfida che sembra paradigmatica del nostro momento, no? che è quella che vede contrapposti, da una parte, la necessità di sopravvivenza oggi reperendo risorse energetiche che pensavamo in qualche modo di aver abbandonato, volevamo abbandonare, dall'altra parte, invece, l'imperativo categorico che ognuno di noi ha di salvare questa terra. Dico terra non a caso perché il tema della subsidenza legata alle trivelle è a questo. Mi riferisco, eh. quindi, com'è che si esce da questo paradigma così eh, contraddittorio? intanto questa non è una battaglia, e tantomeno non è una posizione a difesa del comitato di turno. E lo, può dire, lo posso dire senza problemi, visto che considerato che di opere diciamo, non molto gradite a molti comitati ne ho fatti. Sto completando un'autostrada di 100 km piuttosto che l'Olimpiadi, che a tutti sembra una grande roba, ma c'è anche lì c'è il comitato. Comitati. E i comitati vanno rispettati qui c'è l'inquietudine di una comunità che è quella del Polesine che si è vista una subsidenza di 4 metri con le vecchie trivellazioni che erano vecchie che estraevano in un'altra maniera cioè per carità dall'altro però è vero anche che una comunità di stakeholders soprattutto Veneti si è schierata nel dire attenzione perché quello è un territorio delicato il 7 di eh, così ti recupero il tempo il 7 di dicembre alle 10.30 del mattino avremo un incontro per Davide a un tavolo tecnico per chiarire sta roba direttamente con il ministro Picchetto Frattin e con il ministro Urso, e lì sarà il luogo nel quale si capirà qual è il progetto del governo e quali sono anche le garanzie che vogliono dare ai cittadini, che vorranno dare a quei cittadini. Bene, parlando di cittadini, eh, mh, diciamo... Mi vengono in mente i cittadini più importanti di questo momento, alcuni li abbiamo in sala, altri spero ci stiano seguendo. Numerosi sono le nuove generazioni. Eh, è la sfida che tutti noi abbiamo, e forse è una delle ragioni, come diceva Enrico, per cui noi oggi facciamo il Festival del Futuro: quindi capire quale futuro si, si prospetta per le nuove generazioni. Eh, lei, Presidente, si sta battendo da alcuni mesi per avere Intel in Veneto, in particolare a Verona. Credo che tutto questo centri molto col futuro delle nuove generazioni, quindi se ci racconta un po' perché questa sua. Ho quattro secondi. Sì, eh. sì, quattro secondi, ma ce la può fare. Beh. <ride> no, scherzo. Beh, rispondere... Un minuto di buono per il Presidente. No, no, sai. beh, guardate, io faccio veloce: ne ho parlato anche all'Assemblea degli Industriali eh, su invito del Presidente Boscaini, che saluto. Eh, Intel è una cosa vera, Intel è una mia idea, la candidatura perché nessuno. cioè. Eh, ho avuto informazioni di, di, di questa partita importante. Eh, noi amiamo sempre tanto alimentare la Mentopoli. No? Quante volte mi sono sentito dire, ah ma noi non siamo attrattivi. Bene, noi abbiamo un investimento da più o meno a spanne di una decina di miliardi di euro e sembra una roba normale adesso. Non è che c'è una festa di popolo. Anzi, io sto solo attendendo di, di vedere chi avrà il coraggio di dar vita a un comitato contro sta roba. Perché sono sicuro di ritrovare gli stessi interlocutori che fino a un'ora prima facevano lezione sul fatto che non siamo attrattivi, che i giovani se ne vanno all'estero perché qui non c'è più niente da fare, che tutto va in malora. Bene, qui 3.500, 4.000 occupati, una decina di miliardi di euro se, se ci sceglieranno alla fine, ma insomma siamo in pole position e poi vorrei ricordare dar vita poi a quello che diventerà una Silicon Valley perché non ci sarà solo Intel ci sarà uno spazio per tutto quello che graviterà attorno a questo mondo del digitale Beh, sarebbe stupendo anche perché fantastico, fantastico devo dire, sarebbe grazie. stupendo perché diciamo avere qua il Festival del Futuro e la Silicon Valley sarebbe non male credo per questa città grazie Buonasera, mille al Presidente Zaia in bocca al lupo anche per il libro grazie, grazie. Bene, a questo punto invito sul palco il sindaco di Verona, Damiano Tommasi. Verona, Verona ci ospita. Signor Sindaco, grazie di essere qua. Verona ci ospita Buonasera. in questa fantastica location, è la prima volta per il Festival Futuro, abbiamo scelto di essere nella, al centro della città, non a caso, e grazie al patrocinio del Comune che ci segue dal 2019, e diciamo, oggi siamo qua, quindi grazie davvero. Abbiamo uh, chiuso con il Presidente Zaia parlando di, di giovani, di nuove generazioni, quello che si può costruire anche molto concretamente come diciamo, una grande azienda e un grande distretto che può nascere qua quindi parliamo dei giovani i giovani sono stati la cifra della, e forse anche la chiave del suo successo della, e della sua campagna elettorale quindi mi chiedo un sindaco come lei di una grande città italiana che cosa può dire ai ragazzi e alle nuove generazioni che ci ascoltano e che ci seguono qua sì, ma se... effettivamente parlare del futuro della nostra città è stata quella che dovrebbe essere sempre una campagna elettorale. Ci, ci apprestiamo ad amministrare una città che non può non guardare al futuro, devo anche essere insomma, eh, pragmatico. Credo che il futuro interessi a tutti, non solo ai giovani. Eh, il futuro è quello che, che dà speranza, è quello che che sicuramente fa sognare e quello che ti fa alzare dal letto la mattina pensando che, che qualcosa eh, cambierà, ma soprattutto che puoi essere protagonista di quel cambiamento. Credo che questo sia stato il messaggio e credo che questa responsabilità di protagonismo del nostro futuro debba essere il messaggio continuo che dobbiamo dare a, a tutti, non solo alle giovani generazioni. Poi quando parliamo di giovani, eh, non so, adesso io non ho visto i panel, ma... Credo eh, che l'età media di chi si alternerà su questo palco sicuramente racconterà il futuro ai giovani, però sicuramente tenderà a parlare del futuro dei giovani pensando al proprio passato: di quando era giovane, di quando era adolescente, di quando era ambizioso e quando sognava. E il rischio di poi finire nel libro del presidente, quindi di, di essere quasi pessimista per chiudere eh, qualche speranza, qualche porta perché si reputano certe idee, certi progetti irraggiungibili, credo che ci sia. Quindi, eh, e qui entra in campo il mio ruolo di genitore, spesso ho il timore di tarpare le ali a, ai miei ragazzi e alle mie ragazze eh, parlando del loro futuro. Eh, mi piacciono quando i giovani invece strappano in avanti e sognano cose che per noi sembrano irrealizzabili e credo che questo sia... Un freno che ci dobbiamo mettere come adulti alle nostre, al nostro realismo nel raccontare il futuro ai giovani. Quindi, credo che questo sia il messaggio più importante che possiamo dare ai giovani: quello di non chiudersi le porte. E è compito di un'amministrazione, eh, di una città come Verona, è quello di tenere aperte quelle porte, aprire quelle che sono socchiuse e magari cercare le chiavi di quelle che sono blindate da troppi anni. Bene, grazie, signor Sindaco. Devo dire una... Una bella risposta che credo utile anche a noi che facciamo, che facciamo queste cose, che facciamo informazione, ma che facciamo anche più, più, di formazio, più che informazioni in occasioni come queste. E a lei che è sindaco di una grande città chiedo qual è il, la sua visione di città del futuro, pensando sicuramente a Verona, perché siamo qui, ma pensando anche al a ruolo che la città, intesa come idea al centro della storia e della cultura di questo paese, ha. Qual è la sua visione? Stamattina eravamo al festival sì, della, eh, Al Job Orienta, che è una delle fiere che abbiamo qui nella nostra città, dove, ci sono, dove si, si incontrano giovani, scuole, eh, realtà produttive, tutti i percorsi che ci possono essere e possono essere da stimolo, da suggerimento. Abbiamo fatto un'attività eh, all'interno del padiglione della regione e, e alla fine di questo padiglione... Eh, c'era una frase: fuggi a Verona perché bisognava dire perché fuggi eh, a Verona, e eh, il motivo per cui si racchiude Verona. Io ho scritto: Verona è dove sono. Verona? È, è dove sono. Dove sono. E penso al futuro delle città, che dia la possibilità a chiunque, cittadino o cittadina, si senta a casa sua. Credo che questo sia il futuro delle città: permettere che i diritti, che le possibilità, le opportunità. Siano per tutti e non ci siano cittadini di serie A o cittadini di serie B, cittadini autoctoni o cittadini ospiti, ma che sia veramente un luogo dove ognuno di noi può realizzare i suoi sogni, può sentirsi a casa sua, casa sua sceglie lui. Io sono nato in montagna e sarò sempre in montagna. Eh, però eh, da amministratore mi piacerebbe creare quelle condizioni che poi sono articolo 3 della nostra Costituzione. Che, che permette a tutti di poter inseguire i propri sogni con le stesse opportunità e le stesse possibilità. Bene. Noi qua ci sentiamo... Ci sentiamo decisamente a casa, io tra l'altro non sono un veronese ma mi sono stato adottato da quattro anni e devo dire mi sento, mi sento a casa, mi sento a casa a Verona, ci sentiamo a casa qua col Festo del Futuro, quindi grazie ancora signor Sassari per averci ospitato e per Buon le parole festival. che ha detto, grazie di nuovo. Bene. Invito quindi sul palco un altro amico storico del Festival del Futuro, che è l'Università di Verona, nella persona del prorettore vicario Roberto Giacobazzi. Buongiorno, professore. Buongiorno, ciao Roberto. Roberto Giacobazzi non è solo prorettore vicario, ma sì. è anche, non a caso, un professore di informatica. E sì. quindi, diciamo, in questo doppio ruolo sicuramente... Ne sa molto dei temi che sono emersi adesso e che saranno al centro della, del, del dibattito del festival, che sono innovazione, giovani, futuro e sostenibilità. Ecco, sono tre parole rispetto alla quale poi l'istituzione che tu rappresenti ha delle grandissime responsabilità, senza dubbio. Beh, innanzitutto vi porto i saluti del magnifico Rettore, il quale oggi è impegnato in Crui, che è la conferenza dei rettori dopo l'inaugurazione di Leonardo. Leonardo è il quarto calcolatore più potente al mondo, che è una grande infrastruttura del paese, che finalmente abbiamo in Italia e che permetterà di estrarre valore dai dati che in questo momento sono innumerevoli e crescono con una velocità che devono essere gestiti da apparecchiature di quel tipo. Beh che dire, eh, ovviamente eh, l'università vive dei suoi giovani e vive con i suoi giovani. È stato terribile il periodo della pandemia, lo è stato per noi docenti. È stato, credo, per gli studenti. Perché la vera missione dell'università non è quella di insegnare una tecnica o una tecnologia. Quelle cambiano, cambiano con una velocità tale per cui se al primo anno io a uno studente gli insegno qualcosa, alla fine del terzo anno, della laurea o al quinquennio, già quella tecnologia è passata. Il scopo dell'università è insegnare a imparare. E questo lo si fa solo stando gomito a gomito. Con chi? Con chi? impara ogni giorno perché fa ricerca, perché studia, perché è nei laboratori. Quindi un'università seria che vuole formare i propri giovani proprio ad affrontare quelle sfide che cambiano e che rendono inquiete le persone, cambiano le tecnologie, cambiano le modalità di lavoro. Per formare i giovani verso queste sfide è necessario formarli a imparare e saper imparare cose complesse. Non abbiate paura giovani che ci siete qui ad affrontare cose difficili, e le cose importanti sono le cose difficili. E bisogna saper affrontare esattamente quelle difficoltà, a volte anche cercando soluzioni semplici. Questo è lo scopo dell'università, e l'università su questo vuole assolutamente giocare la propria partita. Ovviamente, avendo sentito parlare di Silicon Valley nel veronese, beh, un informatico come me non può che gioire per due ragioni. Uno, perché Silicon Valley vuol dire informatica. Due perché se si fa una Silicon Valley ci sono anche le università. La Silicon Valley californiana non nasce come un fungo, nasce perché c'era Stanford e Berkeley. Qui c'è Verona, ok, non è Stanford, non è Berkeley, però siamo bravi, veniamo da tutte le parti del mondo, siamo tornati dai nostri periodi di ricerca e studio all'estero, crediamo fortemente nel fatto che in Italia si possa fare ricerca ancora anche se gli stipendi per i ricercatori non sono proprio quelli ideali che si possono trovare all'estero, però noi vogliamo ancora provarci e soprattutto troviamo dei ragazzi bravissimi che sanno prendere questa sfida. Quindi è tutto aperto verso i giovani e noi siamo qui pronti a sfruttare il momento. Grazie. Grazie Roberto. Grazie Roberto, la, la tua, diciamo, il tuo auspicio di una Silicon Valley è Sto qua inizio. e quella del Presidente Zaia è veramente diciamo, una grande opportunità credo per tutti Grazie. noi. Di nuovo e sale sul palco a questo punto, credo di qua, Raffaele Boscaini, Presidente di Confindustria, reduce da un'assemblea. Buonasera <susurra> Raffaele. Reduce da un'assemblea tutt'altro che scontato e mi sono appena complimentato a partire dal titolo. Il, titolo. il vostro titolo era Costruire intorno a un pensiero, quindi tre parole che diciamo, non sempre sentiamo eh, di questi tempi, non sempre sentiamo quando si parla di impresa, quindi credo che oggi siamo tutti qua no, per costruire intorno al pensiero, quindi parto chiedendoti qual è il pensiero su cui ti sei fatto un'idea possiamo costruire il nostro futuro. Beh intanto buon, buon, buon pomeriggio a tutti e grazie del, dell'invito. Eh, ma mh, mi ha colpito prima particolarmente quello che ha detto il nostro presidente eh, Zaia riguardo alla paura che abbiamo del futuro. Tuttavia se facciamo un pensiero sappiamo che il futuro comunque tutti lo affrontiamo. Domani mattina ci svegliamo tutti eh, eh, ed è già futuro. E eh, così come... E I nostri predecessori l'hanno affrontato il futuro, che gli piacesse o non gli piacesse, quindi va comunque affrontato. Venendo un po' più vicino alla domanda, io più che eh, dire come deve essere costruito questo pensiero, quale sarà il pensiero, mi viene da dire da suggerire una metodologia eh, per eh, appunto affrontare questo pensiero, per immaginare questo pensiero è proprio stare nell'immaginare eh, lo scorso anno eh, mi sono imbattuto in una, eh, una nuova parola inglese si chiama foresight noi imprenditori siamo abituati a fare delle previsioni su basi di dati che abbiamo adesso io immagino lo stiamo facendo proprio in questi mesi qua tutte le, le aziende, Veronesi sono sicuro immaginano proprio in questo momento quanto sarà loro richiesto di produrre di vendere, si spera il prossimo anno e vanno dai loro distributori, dai loro commerciali a, a fare questo forecast. Questa è una previsione del futuro. Il foresight è una cosa, secondo me, fantastica, perché significa andare a immaginare un futuro, non a prevederlo con la presunzione di prevederlo, peraltro, ma immaginarlo secondo cosa? Non con i dati di adesso, che sono statici e comunque sono già passati, ma con un'immaginazione. Questo, secondo me è la maniera migliore per costruire il pensiero per il futuro. Bene, questo devo dire un altro bello spunto per, um, per noi, è, diciamo, è già sostanza e, e materia per il Festival del Futuro. E gli imprenditori che, che tu rappresenti sono diciamo, sempre stati protagonisti di questo Festival, sia diciamo, protagonisti in platea, ma anche destinatari dei, dei, dei messaggi e degli spunti che escono eh, da qua. Eh, come imprenditore di Verona, capo di imprenditori veronesi, eh, di una delle più importanti as eh, associazioni territoriali, eh, con che spirito affronti il futuro? Ma eh, io credo che lo spirito appunto eh, con cui affrontare il futuro eh, appunto sia sempre debba essere attorno a un pensiero, come ho detto nell'Assemblea, come dicevamo poco mm. fa, e, e credo che questo pensiero possa essere. Eh, al di là di come viene appunto concepito come ho detto prima ma possa essere eh, eh, in mezzo a due estremi da una parte possiamo metterci il massimo del pragmatismo eh, ossia della tecnicità delle conoscenze che abbiamo eh, per fare questo pensiero e all'opposto totalmente opposto c'è cioè il sogno ecco credo che in tutta questa zona di, di infinite sfumature si possa stare appunto il nostro il nostro pensiero. E tu oggi diciamo con la situazione che hai oggi che è concreta quindi eh, diciamo, non credo che tu possa essere pessimista di natura per il mestiere che fai? Beh io credo che, che, che non solo io ma nessun imprenditore possa essere pessimista eh, penso che sia nella natura dell'essere delle imprenditori essere ottimisti per forza.